Janet De Nardis, Tulipani di Seta Nera, tu sei il presidente della giuria di varietà, spiegaci il tuo ruolo e soprattutto raccontaci che cosa, magari se c'è qualcosa che ti ha colpito in modo particolare di questi lavori. Allora, siamo alla 12ª edizione e io ho il piacere di conoscere questo festival ormai da tantissimi anni, l'ho visto crescere, sono orgogliosa di poter essere presidente di giuria quest'anno. Già una volta sono stata nella giuria e ho visionato tantissimi corti importanti che parlano di una diversità che fa percepire come l'unicità rende davvero importanti le persone e dà quella storia che ognuno di noi ha e che ci permette di poter essere amati e di amare, e quindi la diversità che è al centro di questo festival è sicuramente un tema che oggi va curato, va analizzato, va seguito, va sostenuto in ogni modo. Abbiamo molto bisogno di capire che cos'è questa diversità e soprattutto non di accettarla, perché è un termine sbagliato, ma di essere consapevoli che diverso vuol dire unico e quindi assolutamente è qualcosa di buono. Per quanto riguarda la giuria che presiedo, posso dirvi che potremmo visualizzare o vedere comunque all'interno del Cinema Barberini per 2 giorni, il 3 e il 4, i cortometraggi, sono 12 finalisti, e poi votarli con un voto da 6 a 10. Il vincitore sarà premiato durante la serata finale il 5 al Teatro Brancaccio. E poi un'altra novità di quest'anno che mi fa piacere sottolineare di questo festival, che vede anche una liaison con il social network TikTok, ovvero questi mini corti 30 secondi in cui si parla di diversità, e giovanissimi millennials hanno cercato di esprimere attraverso questi veloci video che cos'è appunto questa diversità per loro. È interessante vedere come mondi completamente diversi riescono ad affacciarsi a questa tematica così diciamo solida. E tra l'altro sono state realizzate 2,4 milioni di visualizzazioni, quindi direi veramente un record incredibile. E tra l'altro un'altra cosa importante di questo festival è che i cortometraggi ovviamente provengono da tutta Italia, ma non solo, anche da tutti i paesi del mondo, molto spesso paesi che hanno problematiche importanti, e quindi per loro parlare attraverso un cortometraggio vuol dire anche poter dare voce alle persone che voce non hanno. Detto praticamente tutto, però una nostra curiosità ce l'abbiamo ancora, visto il tema di cui ci hai parlato ampiamente, molto importante e molto sentito, con quale criterio tu ti approccerai a giudicare, tra virgolette, un criterio più emotivo o un criterio più tecnico? Allora, essendo da molti anni direttore di un altro festival, diciamo che ho negli anni capito che ci sono molti elementi diversi da considerare. In questo caso ovviamente la tematica è importante, perché essere fuori tema sarebbe, insomma, non permetterebbe di essere considerabile al video. Però soprattutto la capacità di avere impatto emotivo. Quindi per me realizzare un buon film vuol dire essere in grado di entrare in empatia con chi sta guardando il prodotto, quindi un racconto che sia facilmente comprensibile per il cuore, non tanto per la mente. E poi sicuramente ci sono altri aspetti che vanno considerati con un confronto con gli altri prodotti che sono in gara, ovvero quindi la qualità del prodotto, la fotografia, il tipo di regia e ovviamente anche l'interpretazione. Sono tutti elementi che poi rendono più o meno di qualità il prodotto, ma ovviamente, come dico sempre, il vincitore è determinato anche da quelli che sono gli altri partecipanti al concorso. Grazie mille, buon lavoro e buon divertimento. Grazie mille.